Alessio Musolino per Daily Basket, siamo con Luigi Longhi, il presidente dell'Aquila Basket, che ieri ha conquistato la promozione in Serie A. Luigi, ma tu, oltre a essere bravo, porti anche fortuna, cioè da quando sei arrivato i successi sono moltiplicati. Sì, diciamo, ma no, non so se porto fortuna, di sicuro alle spalle dei successi ci sono sempre lavoro, cioè c'è un tipo di lavoro, un tipo di approccio alle cose che stanno dando i propri frutti. Si è seminato tanti anni fa quando nessuno ci credeva, quando nessuno pensava che la pallacanestro a Trento potesse avere un senso, una forza come quest'oggi, e noi piano piano i miei predecessori hanno seminato, hanno arato il campo, hanno seminato, e adesso si raccolgono i frutti, penso abbastanza, non dico logici, però insomma in parte anche naturali, visto che si è lavorato bene negli anni scorsi. L'impostazione che state dando alla società è chiara, è innovativa, è esemplare per tutta Italia. È pensabile in tempi brevi avere il palazzetto di proprietà piuttosto che avere la gestione diretta del Palatrento? No, allora il palazzetto di proprietà sarebbe una cosa bellissima, però per il momento, almeno a breve termine, è impossibile pensarlo. Avere in gestione è altrettanto difficile, quindi dovremmo trovare, ma credo che le troveremo, anche un accordo sia con Agis sia con anche la Trentino Volley per coabitare e per fare delle migliorie all'interno del palazzetto, questo sì, delle migliorie che possano garantire a chi viene di fruire dello spettacolo nel modo migliore, questo sì. A proposito di chi viene al palazzetto, c'è da dire che quest'anno, oltre al successo sul campo, c'è stato anche il successo sugli spalti. Cioè abbiamo avuto quasi 3 sold out, mi pare, le ultime sì, 3 partite. Ma soprattutto la cosa positiva è che dalla prima giornata alla fine della stagione regolare, lasciamo perdere i playoff, il pubblico è triplicato. Quindi significa che anche questo, no? Se si lavora in un certo modo, poi la gente accoglie lo spettacolo e le emozioni che tra l'altro solo la pallacanestro sa dare. Quindi... E poi tra l'altro noi abbiamo dato tante emozioni con partite giocate all'ultimo secondo. D'accordo, grazie, complimenti. Grazie a voi.